sono anche in pandan con le orecchie e il maglione. Ciao a tutti, bentornati. Pochi istanti fa ha citofonato il mio amatissimo corriere, perché mi è appena arrivata una cosa che aspettavo da qualche giorno, finalmente mi è arrivata. E sto parlando della nuovissima palette di Nabla, la Side by Side Nude Palette di Nabla, appunto. Voi sapete che io sono un amante dei trucchi molto nude, molto semplici agli occhi. Uso pochissime palette colorate, perché di mio amo i trucchi semplici o comunque nude, tendenzialmente nude, anche luminosi, ma restiamo sempre sul nude. La palette è lei. Devo fare una cosa perché altrimenti ho bisogno di farlo. Devo togliere la pellicola dallo specchio. È una palette di quelle che io appunto acquisto e che avrei acquistato. Fa parte proprio dei miei gusti, perché abbiamo i marroni, abbiamo anche dei freddi. Visto che, come vi ho già detto qualche video fa, io dovrei truccarmi tendenzialmente soprattutto agli occhi, con ombretti freddi. Questa palette ha infatti diversi ombretti freddi, tra cui questo grigio, questo marrone, ma anche questo qui è freddo, e anche questi qui shimmer, due o tre shimmerini, sono, diciamo, potrebbero far parte della mia palette, quindi per questo motivo ho detto non posso farmela sfuggire. Quindi questa qui secondo me era proprio la palette che mi ha richiamata l'attenzione, e quindi ero entusiasta e contenta di riceverla. Tra l'altro ha diversi finish, cioè gli ombretti sono i loro classici ombretti Nabla, quindi dal matte allo shimmer un po' più cremoso. Sono contenta per questi diciamo ombretti freddi, tipo il grigio, è un colore molto inusuale, molto. E oggi volevo, diciamo, giocare con voi, giocare con lei e provare appunto questa palette, visto che mi è appena arrivata. Vorrei però fare due make up diversi, uno magari un po' più freddo, che dovrebbe essere un po' più nella mia palette, uno anche un po' più caldo, per vedere anche più ombretti possibili, così possiamo appunto divertirci come vogliamo. Spero si veda bene appunto dalla camera, si vedono bene le colorazioni. Io la trovo molto molto bella, può non dire nulla perché magari sono abbastanza neutre come colorazioni, classiche, viste e riviste, però magari messe in una palette, secondo me il concetto è molto bello, trovo che sia per me molto molto bella. Quindi iniziamo con questo marrone, questo, diciamo, marroncino che è Beauty Mark, che è questo marrone che secondo me va bene per la piega. Vediamo un po', partiamo con la linea di transizione. Io gli ombretti Nabla li ricordo come degli ombretti molto sfumabili, molto pigmentati, tra l'altro non molto polveroso questo colore. Mi piace perché non è caldo. Io spesso mi sono ritrovata con colori di transizione troppo caldi, che tra l'altro a me non piacciono neanche molto. Questo trovo che sia molto bello come colore di transizione. Per sfumare un po' ci applichiamo questo qui che è Bonjour, lo applichiamo qui per andare a definire un po' vicino l'arcata. Lui invece è un po' più polveroso rispetto all'altro. Per definire un pochettino ci applichiamo questo colore che è Clan, che è un marrone molto freddo, un marrone scuro freddo, quindi per me va più che bene. Lo applichiamo all'angolo dell'occhio. Lui molto pigmentato, ma bisogna fare un po' di attenzione in più. Vediamo se riesco magari più da vicino. Un po' di attenzione in più ad applicarlo, perché può lasciare l'alone. Non si sfuma, secondo me, lui con la stessa facilità con la quale abbiamo sfumato l'altro marrone, questo qui, il Beauty Mark. Lui, questo qui invece, il Clan, è un po' più complicato da sfumare. Il corriere oggi ha deciso di regalarmi una gioia. Tiro un po' verso l'esterno e questo colore scuro, questo Clan. Io sto utilizzando un pennello abbastanza largo come setole, in modo che riesco a sfumarlo
nel miglior modo possibile. Dopodiché riprendo Beauty Mark, che è il primo marroncino che abbiamo applicato. Vado un po' nell'angolo qui, nella piega, a sfumare un pochettino. Adesso però mi vorrei divertire con gli shimmer. Allora, io andrei... Cerchiamo di restare sui toni freddi, vediamo se riusciamo a fare due make-up più o meno freddi. Vorrei prendere questo qui che è Cedarwood, che è questo qui. E lo andiamo a mettere... Ah, oddio, diciamo che questo non è per niente freddo, anzi, è piuttosto caldo, ma è stupendo. Non so se avete visto la pigmentazione e la luminosità di questo ombretto. Lo applico fin qui, non fino all'angolo dell'occhio. Poi, verso l'angolo dell'occhio ci vorrei applicare lui, che è Better Society. Andiamo verso l'angolo. Ed è molto bello lui. Anche lui, sono due colorazioni diverse. Cedarwood è un, diciamo, uno shimmer sul bronzo, sul marrone. Invece Better Society è un marroncino, ma all'interno ha dei cristalli chiari. Cioè ha del lilla, tipo dei riflessi lilla, rosa. Molto bello. Bellissimo. Poi nell'angolo dell'occhio, per dare un po' di punto luce, ci vorrei applicare Magic Moment. Questo qui è uno shimmer rosa pescato, anche lui molto molto bello. Poi cerco di ricongiungere dall'angolo esterno, anzi prendo anche loro due, di prendere entrambi e parto dall'esterno verso l'interno dell'occhio. Bene, io direi di passare all'altro occhio. Mi piace anche molto questo qui che ho messo nell'angolo dell'occhio, mi piace molto. Passiamo all'altro occhio, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con i colori un po' più freddi. Il che mi mette molto, molto 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 in difficoltà con i grigi. Però lo dobbiamo provare il grigio, quindi andiamolo a provare. Io vi giuro non ho mai utilizzato un ombretto grigio, mai. Allora, secondo me lui fa parecchia difficoltà a stendersi. È come se... Sì, è vero, ha molto colore all'interno, ma fa difficoltà proprio a... Cioè, necessita di essere lavorato anche lui, parecchio. Andiamo con un pennello un po' più spesso, più diciamo più aperto, più fluffy, e andiamo a sfumarlo un pochettino. Adesso andiamo a prendere questo chiaro, questo qui che si chiama Rarity, e andiamo un po' a sfumare sull'arcata. Per intensificare ancora di più la parte esterna andrei a prendere questo nero opaco che si chiama Untitled, per, diciamo, intensificare l'angolo. Vado poi con un po' di grigio e un po' di nero sotto l'occhio. Non vado, ora mi fermo a metà occhio. Andiamo adesso però ad applicare un po' di colori shimmer. Io andrei a prendere questo bellissimo colore che si chiama Love Ritual. Io lo applicherei con le dita. Wow! Il look cambia completamente ed è questo argento con dei riflessi
Ha dei riflessi viola, tipo, ed è molto molto bello, è molto molto luminoso, forse il più luminoso di tutti, sarà che lo sto applicando con le dita, vedete quanto è bello, ne basta anche poco, però noi vogliamo esagerare. Dopodiché ci applicherei Ray of Light, che è questo qui, che è il secondo, che anche lui mi sembra molto molto luminoso, visto che gli altri bene o male li abbiamo applicati. Eccolo qui. Anche lui non scherza. Wow, non so se si percepisce, ma gli shimmer li trovo davvero molto molto luminosi, tantissimo. Meglio se applicati secondo me con le dita, anche se io all'angolo dell'occhio non riesco mai ad applicarlo. Adesso io andrei ad applicare il mascara. Abbiamo applicato il mascara, ma ci voglio applicare anche un rossetto, questo qui di NARS, uno dei miei nuovi acquisti, ed è il Cool It, che è un rossetto shimmer che mi sta piacendo un sacco. Ha una punta di fucsia, ma allo stesso tempo dei riflessi un po' più caldi, io non lo so definire bene, però mi piace tanto, è molto secco, ha un finish satin, necessita di una bella idratazione alle labbra. Io direi di passare alla protagonista di questo video, passiamo alla palette. Allora, devo dire che facendo questo make up un po' più freddo sono uscita dalla mia comfort zone. Di mio gusto preferisco molto di più lui, perché diciamo sono un po' più i colori che a me piacciono di più sugli occhi, trovo che sia intenso, bello e luminoso. Lui non mi dispiace, non sono i miei colori, ma non mi dispiace affatto, anzi. L'unica cosa, l'unica pecca che ho notato negli ombretti opachi, ho trovato che questo grigio sia difficile da sfumare, ha bisogno di di un lavoro importante, cioè di andare lì a sfumare con molta molta attenzione, altrimenti fa fatica a sfumarsi e lascia un po' la macchia. Questo marrone è molto molto bello, tutti gli opachi chiari sono molto facili da sfumare, molto morbidi, a differenza tipo del nero che è un po' più secco, ma si sfuma secondo me anche meglio del grigio. Non ho provato questo Burnt Sienna, non l'ho provato ancora, è questo marrone un po' più caldo. Per quanto riguarda gli shimmer trovo che siano bellissimi, non ho provato questo qui, questo oro che sembra wow, però voglio vedere con voi soltanto così, è proprio oro. Vi lascerò anche gli swatch magari. Trovo però che gli shimmer, dicevo, sono molto molto belli. Mi è piaciuto tantissimo questo qui che è Love Ritual. Trovo che siano morbidi, semplici da applicare anche con le dita, facilissimi. Mi è piaciuto anche Better Society. Gli shimmer trovo che siano bellissimi. Anche Ray of Light è proprio luce, per un trucco un po' più freddo, ed è bellissimo. Io tutto sommato trovo che sia una bella palette se amate i trucchi nude, ma allo stesso tempo se volete osare. Di certo questo qui non è almeno per quanto mi riguarda, un look da giorno, comunque da tutti i giorni. Io non esco così tutti i giorni, quindi anche comunque trucchi secondo me intensi si possono fare. Se poi amate i colori accesi, brillanti, certo non è la palette che fa per voi, però questi bellissimi shimmer possono permettervi di fare anche dei look un po' più, diciamo, particolari, un po' più particolari. Io sono soddisfatta, mi piace perché secondo me è molto versatile, potete fare dei trucchi secondo me basici, cioè semplicissimi, ma anche un po' più, ripeto, particolari. Il prezzo, non ricordo bene il prezzo, ve lo lascerò sulle 40 o 39 euro, ma c'è lo sconto su Nabla del 20% sulla palette. Tra l'altro Side by Side ha fatto, oltre a questa palette, anche delle matite labbra, che io però non ho acquistato perché erano molto, le trovavo molto molto nude. Io amo più i prodotti labbra nude, certo, sicuramente, ma anche con una punta di rosato, quindi non le ho acquistate. Ditemi che ne pensate, se questo look vi è piaciuto, quale preferite magari tra i due. E nulla, io come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!